che ha creduto in Gesù, colui che crede in Dio, colui che mette tutta la sua fiducia nel Signore, sa quale sarà la fine degli empi e sa anche quale sarà la vita gloriosa di tutti coloro che si sono confidati nel Signore. E il Signore ha cambiato la nostra vita. E se prima trovavamo rifugio o riposo in qualche cosa che riguarda la nostra esistenza terrena, vita naturale, e noi vogliamo dire, qualsiasi sia la situazione che stiamo affrontando, vivendo, attraversando, la mia fiducia è nel Signore. Il Signore libera il nostro cuore dalle ansie, dalle preoccupazioni. Quando noi prendiamo una posizione vera, certa, di cuore nei confronti del Signore, pur nonostante tutte le circostanze, il Signore ci dà la vittoria sulle ansie, sulle preoccupazioni, sulle paure. Dove inizia l'ansia, finisce la fede, e dove inizia la fede, finisce l'ansia. E noi vogliamo essere di coloro che ripongono tutta la loro fede nel Signore. Con decisione questa mattina, anche tu, forse sei attratto dalle lusinghe di questa vita, forse che ti stai ponendo degli obiettivi, ma sono tutti obiettivi terreni. Stai cercando di vivere la tua vita come quelli del mondo, forse ti stai lasciando prendere da questi desideri. Non lasciarti trascinare da colui che vuole solo sbranarti, perché non è altro che un leone ruggente che vuole distruggere la tua vita. Quanto a me, io e la casa mia serviremo l'Eterno.